sei matto, se ciò che dici non rispecchia la mia. Ci hanno insegnato, se scendi in piazza per difendere quello che hai, il manganello. La medicina giusta, quello non sbaglia mai. La, 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 la. Se per te non esisto, e se parlo forte zitto scapperai, io davanti a te resisto, ma è solo colpa mia, la colpa è solo mia, ma è solo colpa mia, la colpa è solo mia, è mia la colpa. Colpa mia, la colpa è solo mia, ma è solo colpa mia, la colpa è solo mia, ma è solo colpa mia. Sede Mirandola, e fin quando non siamo arrivati in A2 non potevamo fare il trasferimento di sede. Vincendo il campionato e andando in A2 abbiamo potuto fare il trasferimento di sede e cambiare anche il nome, e questo passaggio fu fatto prima che trasferissimo l'attività a Mantova. Noi ci siamo trasferiti con il primo cambio presso il Palabama Mantova, chiamandoci Pallacanestro Mantovana. E quindi c'era già nella nostra storia, arrivata qualche anno prima del trasferimento reale, la volontà di fare questo, perché non puoi pensare di fare la 2 in una realtà così piccola e con anche attività commerciali e di popolazione, di bacino, d'utenza modesto come il nostro. Tu hai visto, sei stato in zona, ci sono tutti paesi piccolini, è difficile trovare quella solidità economica per poter svolgere serenamente un campionato. Via delle dimensioni, il palazzetto non sarebbe stato proponibile. Abbiamo giocato qualche partita qua in deroga anche in Lega 2 e l'abbiamo vinta, ovviamente, e quindi era nell'aria questa cosa qua. Il trasferimento a Mantova quindi è arrivato 2 anni fa proprio sull'onda, diciamo, di un progetto, che è stato un progetto che ha portato la squadra in una situazione di crescita e di consolidamento. La nostra chiave è quella di lavorare molto sul territorio partendo dai progetti giovanili. Per noi l'estensione dell'attività nel settore giovanile sul territorio, la forte attività di contatto con le scuole, con tutti quei soggetti che possono anche fare in modo che il nostro messaggio di tifo sano, sport sano, di famiglie che vanno al palazzo, ecco, questo messaggio possa arrivare e possa facilitare questo accesso. Diciamo che la cosa sta funzionando e noi abbiamo bisogno, come dicevo anche prima, di qualche anno di consideramento del risultato sportivo e di lavoro sul territorio. Allora, partiamo dalla città di Mantova. La città di Mantova è onorata di avere questa occasione
come ripeto sempre, questa occasione formidabile di avere una squadra che milita in Serie A, Serie A 2. Quindi la dinamica, credo, posso dirlo fortemente, che dà un'opportunità a questa città, dà un'opportunità nel senso dello sport del basket, ma anche un'opportunità per avere una visibilità di una società, ripeto, che milita in una categoria molto importante. Cosa c'entra il San Pio? Il San Pio è una piccolissima realtà della città, conta 430 tesserati, facciamo tutte le squadre della federazione, tutti i gradini della federazione, cominciando dai più piccoli ai più grandi, alla Serie D, e quindi ci siamo aggregati a questo carrozzone che sono gli Stings, facendo una convenzione. Allora, il settore mini basket che noi abbiamo strutturato oramai da tantissimi anni è sicuramente basato sul lavoro di competenti istruttori mini basket, tutti formati dalla federazione. Partendo da questo riusciamo a svolgere un'attività altamente qualificata. Chi ne trae beneficio sono prima di tutto i bambini, che sono il centro della nostra attenzione. Di conseguenza anche le famiglie accettano questo progetto, un progetto educativo, formativo, di lunghissima durata, nel senso che prendiamo i bambini attraverso il progetto scuola nel nostro centro, li portiamo dall'età di 4-5 anni fino poi all'ultimo gradino. Noi come società ci teniamo molto appunto all'aspetto della comunicazione, in particolar modo del sito web e dei vari social network. Infatti sono già parecchi anni che ci stiamo interessando per coltivare sempre al meglio insomma, questo mezzo, che comunque è il mezzo più potente ad oggi. E quindi insomma, anche sul sito quest'anno stiamo un po' rifacendo le impostazioni grafiche, ma anche insomma, di utilizzo, perché appunto vogliamo intensificare l'utilizzo del sito web, e quindi comunque insomma, stiamo lavorando con tutto il nostro ufficio marketing e comunicazione su questo, e anche sui social network. Siamo presenti su tutti i social network più conosciuti e siamo anche soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Infatti qualche riconoscimento l'abbiamo ottenuto negli anni, e dei numeri dal pubblico, insomma, così insomma, sappiamo che i risultati insomma, comunque pian piano arrivano. Sì, le due realtà sono nate praticamente insieme. La squadra, come ormai saprete, è nata qui a Poggiorusco, e Dinamica Generale, che ci tengo a dire ogni tanto che si chiama Dinamica Generale, non Dinamica, è un'azienda di Poggiorusco, e durante gli ultimi 10 anni la squadra è cresciuta a livelli esponenziali, e così anche l'azienda ha avuto una crescita abbastanza verticale, quindi i due percorsi sono andati insieme abbastanza parallelamente. Per la nostra azienda la presenza territoriale è molto importante, e uno dei valori fondanti dell'azienda è il fatto di sostenere le realtà importanti e sociali sul territorio mantovano, quindi questa è stata un'opportunità che è venuta in modo abbastanza spontaneo, ma su cui comunque abbiamo puntato molto e creduto molto. La stagione appena passata è stata una stagione comunque entusiasmante, perché dal punto di vista dei risultati è stata la stagione in cui abbiamo raggiunto il risultato migliore di tutta la nostra storia di pallacanestro mantovana, quindi sicuramente è stata una stagione entusiasmante da questo punto di vista. Purtroppo non abbiamo accettato il passaggio ai playoff, che era l'obiettivo stagionale, ma sappiamo che in campo ci andiamo in due squadre, quindi loro sono stati più bravi di noi. Sì, siamo partiti con molta difficoltà perché abbiamo perso le prime 4 partite. È chiaro che è stato un calendario un po' in salita, perché abbiamo incontrato subito Virtus Bologna, Treviso, e quindi non era facile. Poi però abbiamo avuto un'ottima reazione e abbiamo fatto un filotto di 7 partite vinte che ci ha rimesso in classifica per stare nelle prime 8. È stato un campionato difficile, alti e bassi, un po' di infortuni, e l'infortunio di Mercato all'inizio ci ha fatto poi andare sul mercato per Giacchetti, quindi è stata comunque una stagione soddisfacente, perché anche l'anno scorso alla fine siamo entrati in Coppa Italia e abbiamo fatto i playoff vincendo una partita in più dell'anno prima, quindi comunque l'idea era quella di creare entusiasmo in città,
e penso che l'obiettivo sia stato raggiunto, perché poi con la squadra qui molta gente si è legata, è venuta al palazzetto, è venuta a vedersi, quindi secondo me è stata un'annata molto positiva, insomma, ecco. Allora, la stagione scorsa, nel secondo anno consecutivo, gli Stinks si sono qualificati ai playoff, hanno migliorato il risultato della passata stagione, sono arrivati fino a gara 5. È stata una stagione importante dal punto di vista del pubblico, perché c'è stato un incremento del 20% nelle presenze al Palabano. Non parliamo di valori assoluti comparabili con molte altre realtà di due, ma un valore che sta crescendo nel tempo, e questo è l'aspetto più importante. In particolare 300 spettatori in gara 5 a Tortona sono sicuramente un punto di partenza importante per questa stagione. Dal punto di vista sportivo è stata effettivamente una stagione di tanti alti e bassi, soprattutto all'inizio si è pagato molto l'inserimento un po' tardivo di Jacopo Giachetti, in generale nel corso della stagione si è pagato molto l'andamento altalenante di Deandre Daniels, che non si è mai adeguato più di tanto al campionato italiano. Non è mai stato troppo decisivo, ai playoff è stato importante il suo apporto, ma anche in questo caso, visto che la dinamica con cui è uscito il primo turno, non è stato decisivo anche in questo caso. Devo dire che la passata stagione ha messo in mostra il miglior Alessandro Micci di questi due anni, a mio avviso il migliore italiano della dinamica di questi due anni, forse il migliore italiano della Serie 2, ha messo in campo Giachetti, che è stato un uomo fondamentale in numerosi casi, e ha messo in campo un Corbett che è sempre stato molto continuo, ma forse anche un po' come Daniels, mai troppo decisivo in quei momenti in cui contava. Siamo partiti male, perché siamo partiti veramente male l'anno scorso, dobbiamo trovare proprio l'equilibrio e sistemare alcune cose. Siamo stati molto bravi a reagire dopo le prime quattro sconfitte consecutive, ha fatto 8 vittorie, c'è stata energia, c'è stato morale, c'è stato in competenza d'andata. Il giorno di ritorno potevamo far meglio, quello è vero, però alla fine c'è stato l'obiettivo, che era raggiungere i playoff. Potevamo fare un passo in più perché contavamo una squadra a nostra portata. Purtroppo si sa che nei playoff le partite sono tutte a sé, abbiamo faticato un po', soprattutto fuori casa, e poi alla fine lo paghi nei playoff. Secondo si parte come settima, non magari nelle prime quattro. Sì, diciamo che è stato un campionato altalenante, con soddisfazioni un po' alterne dal punto di vista sportivo, sicuramente soddisfazioni più importanti dal punto di vista della presa sul territorio e anche del rapporto con i tifosi e gli sponsor. Quindi diciamo che è un campionato, una stagione che per noi si è chiusa con soddisfazione. Da un punto di vista sportivo, sinceramente speravamo un filino di più. Quando siamo arrivati al primo turno con Tortona, credevamo e ancora oggi siamo convinti che fosse un obiettivo alla portata, però lo sport è così, cioè te la devi meritare sul campo, così non è stato, quindi abbiamo fatto i complimenti a Tortona, così come abbiamo fatto i complimenti nostri, perché insomma, da un punto di vista delle performance durante stagione oggettivamente c'è stata una crescita. Sì, la squadra sta bene perché è una squadra giovane e sono stati tutti bravi d'estate, hanno lavorato bene. Diciamo che la preparazione purtroppo per loro è la parte più noiosa del campionato, perché dovranno lavorare tanto, giocare poco, dovranno faticare più del previsto. Sono contento perché la squadra è giovane e quindi è più capace di sostenere dei carichi di lavoro importanti, quindi mi sto divertendo molto. Loro un po' meno, però col passare del tempo si vedranno i risultati. Sono per ora molto soddisfatto. I feel great about this team that I'm with this year. We got to spend a lot of time in the mountains earlier. Like about 2 weeks ago, and we got to learn a lot about each other on the court and off the court. We've been practicing a lot, practicing really hard, and I think we're starting to get to know each other a little bit better, so I'm really looking forward to the upcoming season. And the supporters have been great. We've seen them at our games, at our friendly games, and at our practices, and I know that they're really behind us and they can't wait for the season either, so I'm excited to see them at Palabama when the season starts. Gandu, Pimpe, i ragazzi giovani che già erano qui per
facile ambientarsi. Siamo partiti subito con il tiro ed è un momento in cui la squadra riesce a unirsi, riesce a conoscersi ed è una cosa molto importante. Ora stiamo lavorando sia sulla tecnica sia sul fisico, perché alla fine sono passate 2-3 settimane. La cosa più importante in una squadra di pallacanestro è creare gruppo, e lo stiamo creando perché sono ragazzi fantastici, ragazzi che stanno bene insieme, questo è l'importante. Diciamo che oggi gli americani, ragazzi più giovani e noi un po' più anzianotti, siamo io e Bobby, però stiamo riuscendo a stare sempre più insieme sia fuori che dentro al campo, e per questo sia il punto di partenza per dopo crescere sia tecnicamente che fisicamente. Quindi siamo partiti con un buon passo e siamo contenti. Le sensazioni sono intense, ottime, era qualcosa che negli ultimi 2 anni avevo veramente desiderato, e ho fatto la scelta di fare il dirigente per 2 anni, quindi è stato un passo, diciamo, consapevole, però la voglia di tornare in campo, a parlare di pallacanestro giocata era grande, e ho avuto questa enorme occasione da Mantova e non ci ho pensato neanche un secondo, la fortuna se mi ha lasciato andare con grande, diciamo, con un grande bocca al lupo, questo mi ha fatto molto piacere. E adesso è un mese che, diciamo, lavoriamo, e è tutto un po' nuovo anche per me, però ho degli assistenti fantastici, una società veramente mi sta dando una mano, mi lascia lavorare, e non potevo veramente sperare niente di meno. Allora, innanzitutto noi abbiamo preso Coslam facendo sicuramente noi una scommessa nei suoi confronti e lui una scommessa nei nostri, perché comunque io sul primo anno di allenatore noi conoscevamo Davide e l'avevamo avuto come giocatore, ma già allora si vedeva in lui questa impronta di allenatore futuro, perché comunque era uno che in campo sapeva gestire le cose. Abbiamo creduto in lui e l'unico input che la società, ma uno degli input fondamentali che la società gli ha dato è stato quello di fare una squadra proiettata al futuro, quindi una scelta di giocatori giovani, non per questo under, ma comunque giovani che potessero creare un futuro nella pallacanestro. Quindi abbiamo fatto una squadra che nel giro di 2 o 3 anni dovrebbe diventare una grande squadra. È una stagione che sarà l'insegna di un progetto verde, diciamo. C'è stato un riverdimento per quanto riguarda l'età media del roster, che ha coinvolto anche lo staff tecnico. L'arrivo di Coach Lamma da questo punto di vista rappresenta una scommessa, diciamo, fino a un certo punto, perché comunque Lamma conosce l'ambiente, essendo poi stato giocatore nell'anno più importante della storia degli Stinks con la promozione in Abbey Gold. Dicevo, un progetto verde, si è puntato molto sui giovani, tanti nati dal 94 in poi, si darà fiducia a Vencato in cabina di regia, si darà fiducia a Cambussi come centro titolare, si darà fiducia anche a un rookie come Jared Brauridge, che ha fatto bene comunque questo precampionato, e ci si affiderà all'esperienza di Bobby Jones, che dovrebbe dare, riprendendo un po' il discorso di prima con Daniels, molta più esperienza e molta più continuità nel corso della stagione. Beh, sicuramente in primis abbiamo scelto poi l'allenatore, che insieme a lui abbiamo e al budget della società abbiamo cercato di mettere insieme giocatori che hanno, tra virgolette, fame e qualcuno che ha voglia di rivincita. Noi partiamo con un playmaker del 95 titolare, con un lungo del 94 titolare, con Timperi 97, tanti giovani, quindi l'obiettivo, diciamo, che era quello di creare una squadra che avesse voglia di stare insieme, di difendere, di correre e sacrificarsi, insomma. Il nostro gruppo innanzitutto è costituito da tanti giovani, tanti cambiamenti rispetto all'anno scorso, tanta gente che è venuta qua, che è rimasto come me e altri per cercare di migliorare quanto fatto l'anno scorso, per togliere questo mare in bocca che rimane ancora, e tanti ragazzi pronti a sudare, faticare, a lavorare, perché per arrivare a risultati importanti l'unico modo è farsi veramente il mazzo tutti i giorni. E abbiamo iniziato con un buon ritiro in montagna, dei buoni test amichevoli, tutti i ragazzi sono persone molto umili, molto disponibili ad aiutare sempre il compagno, quindi per ora si sta creando un bel affiatamento. E poi logicamente i risultati aiuteranno sempre di più,
però direi che per il momento anche i primi test stanno dimostrando che questa dinamica voglia di giocare insieme, voglia di difendere, sa quali sono i propri limiti e quindi per ora c'è tutto bene. Beh, allora, siamo partiti essenzialmente da un'idea di avere una squadra giovane da poter crescere anche per le prossime stagioni, quindi non prendere giocatori che potessero essere in listing solo quest'anno e poi si vedrà, quindi a partire da Bencato, Candussi, passando da Timperi, Ferrara, sono tutti Giocucci, tutti giocatori molto giovani, che sono tutti entro i 23 anni, a cui abbiamo aggiunto, se si può dire, Gergati, che era già capitano l'anno scorso e la terza stagione agli Stings, Bobby Jones, un giocatore espertissimo, e Riccardo Moraschini, che è un giocatore nella piena maturità, quindi del 91, e torna agli Stings dopo un anno in Serie A Trento. Quindi diciamo che l'idea è nucleo giovane, importante su cui credere, aiutato da questi tre giocatori ormai veterani. Sì, sicuramente il segno principale è stata la scelta su Davide Lamma, che è stata una scelta sia emozionale ma anche e soprattutto tecnica. Cioè, noi già l'anno scorso avremmo voluto e abbiamo voluto definire un progetto pluriennale, quindi caricando un po' di responsabilità lo staff e anche il coach Martello, il nostro coach l'anno scorso, per dare un po' di crescita ai nostri giovani. Quest'anno abbiamo voluto ulteriormente, diciamo, segnare questa linea guida, e quindi abbiamo inserito in roster dei giovani sicuramente da crescere, ma che secondo noi hanno il potenziale per farlo, integrando poi il roster con qualche giocatore di esperienza, sicuramente Bobby Jones, lo stesso Riccardo, che ha fatto un'esperienza importante in A1, e quindi pensiamo che di talento ed esperienza sicuramente dovremmo avere un po' di pazienza, perché è una squadra che dovrà intanto meritarsi l'accesso ai playoff, visto che il campionato quest'anno è di una complessità, una competitività enorme, quindi abbiamo visto tutte squadre che si sono rafforzate. Quindi sappiamo che dovranno dare un po' di tempo al coach e alla squadra per amalgamarsi. Ma innanzitutto c'è stata qualche conferma dei ragazzi dell'anno scorso, Vencato, Candussi, Gergati e Timperi, puntando sull'età chiaramente e sull'esperienza di Gergati. Avevamo un roster giovane di gente che avesse forte motivazione e oltre al talento, quindi diciamo dare la possibilità a giocatori di talento che già erano qua e altri che sono arrivati di avere un anno di responsabilità, minuti e di lavoro, perché chiaramente la base di tutto è lavorare forte, lavorare bene, e questo nasce sempre dalle motivazioni personali. Ecco, direi che siamo una squadra in cui le motivazioni personali sono veramente alte. Ma guarda, l'obiettivo di quest'anno era proprio di fare una squadra di prospettiva, onestamente, proprio perché abbiamo un budget inferiore della stagione scorsa. Tutti sanno che durante l'estate siamo stati per qualche settimana con qualche punto interrogativo sulla prosecuzione della nostra attività. Io ero sicuro che avremmo proseguito, perché conosco i miei soci, conosco un po' la situazione, ed ero certo che gli Stings ci sarebbero stati anche per questa stagione. La città ci sta aiutando, ci sta rispondendo, siamo presenti, e la composizione della squadra è stata fatta proprio, ripeto, nonostante tutto con un certo ridimensionamento di budget, però con la volontà di portare avanti un progetto con dei ragazzi giovani. Ma noi siamo ben fiduciosi, perché è stato allestito con un roster giovane e sicuramente partiamo con meno pressioni rispetto all'anno scorso, quindi pensiamo di poter far bene con un clima più sereno. Si punta sempre ai playoff, poi dopo se dovesse arrivare qualcosa in più tanto meglio. Comunque siamo arrivati 2 anni di fila in Coppa Italia, quindi se per un anno dovessimo mancarla andrebbe bene comunque. Beh, la squadra è giovane, più giovane rispetto alle ultime 2 stagioni, dove comunque abbiamo fatto 2 stagioni da playoff, pur uscendo al primo turno, un po' inaspettatamente, soprattutto nella prima stagione. E quest'anno, con la squadra ringiovanita e con il girone probabilmente ancora più forte dell'anno scorso, insomma, sarà tosta entrare nelle 8, è un nostro obiettivo certamente. La città ormai sono 3 anni che ci segue in maniera importante, perché mi ha fatto numeri importanti anche
anche di pubblico al Palabam, che non è scontato in una città come Mantova, in una provincia dove il calcio la fa per la maggiore, e quindi speriamo di dare delle belle soddisfazioni, far divertire, di creare un gruppo vero, giovane, che crescerà durante la stagione, magari al contrario rispetto alle altre stagioni dove magari si partiva molto bene con veterani, con tante aspettative, e poi magari si calava un po' nel playoff, diciamo. Beh, la dirigenza degli Kings ha fissato come obiettivo di questa stagione migliorare lo scorso campionato, quindi superare almeno il primo turno di playoff. Ora, non è un obiettivo semplice da seguire, non tanto perché la squadra si è indebolita, anzi secondo me si è rafforzata in determinate situazioni, come appunto quella dell'ala grande, con Jones invece di Daniels, è vero anche che però molte altre squadre si sono rafforzate molto di più e sono andate, diciamo così, più all-in rispetto a Mantova, penso a Trieste, penso a Fortitudo, penso a Treviso che ha il miglior gruppo di italiani di tutta la 2. Sono curioso di vedere Ferrara, l'ex coach Marte Rossi a Mantova, Udine, Iesi, insomma sono tutte squadre che domineranno secondo me questa 2. Gli Stinks devono puntare a fare una stagione almeno da ottavo posto, settimo posto, più che almeno al massimo settimo ottavo posto, e poi dare il tutto per tutto ai playoff, che sono sempre stati un po' il punto debole di queste ultime due stagioni. Sì, noi speriamo di lottare con queste, però chiaramente Fortitudo, Treviso, Trieste, Udine, la stessa Montegrano che è salita ha fatto una squadra forte, quindi Imola è sempre una squadra allenata molto bene dal coach nuovo Carvello Cavina, e bisogna andare a giocare là e non è mai facile, quindi noi speriamo di giocarsi l'accesso ai playoff. Poi è chiaro che ogni partita ha una storia a sé e iniziamo a capirlo tra un po', insomma il 29 noi iniziamo prima di tutti gli altri, quindi da lì capiremo un po', però l'entusiasmo c'è e speriamo di lottare, insomma, per entrare nei playoff. Yeah, I think one of our first goals is to make the playoffs. I think that is a reachable goal, and then from there, you know, whoever's hot or depending on injuries, you know, the best team usually can win it all. And I think we're definitely one of the top five teams in A2. And then once we make the playoffs, depending on our matchups or who we play, I think we have a great opportunity to make a good run in the playoffs. Sicuramente di arrivare ai playoff e sicuramente di, a differenza delle passate stagioni, di arrivare ad un certo, almeno al secondo o terzo turno, quindi secondo me io mi aspetto anche perché abbiamo cambiato coach e, che è un amico, e quindi secondo me non può che far bene, perché la voglia c'è, è tanta da parte di tutti, e quindi secondo me non possono che far bene. Sono soddisfatto perché abbiamo migliorato quello che abbiamo fatto l'anno scorso a livello di squadra. Per quanto riguarda me, sarò soddisfatto se miglioreremo, perché vuol dire che sono riuscito a aiutare i miei compagni a fare qualcosa di importante per la città, qualcosa che il pubblico di questa città, la società, tutti i componenti della famiglia Stinks meritano, quindi sarò contento se arriverà un risultato più bello rispetto a quello l'anno scorso. Noi? Personalmente come squadra credo che il nostro obiettivo sia playoff, è quello che vogliamo assolutamente, entrare in playoff, perché sono due anni di fila che entrano in playoff facendo sempre bene durante il campionato e mai riuscendo a passare il primo turno. Questa nostra squadra si è ingiovanita cercando di puntare su un gruppo giovane che sia in crescita per i prossimi anni, però io credo che questo gruppo è pronto per andare in playoff e questo sia il nostro obiettivo, la nostra asticella sia lì. Ci sono tante squadre forti che vorranno andare anche quest'anno, ma noi faremo di tutto per entrare in playoff. L'obiettivo societario secondo me è quello di arrivare ai playoff. Non si sa per che strada, secondo me è una strada dura, una strada impervia, perché comunque ci manca dell'esperienza dovuta all'età, ma credo che con il giusto mix di voglia e impegno potremo raggiungere questo obiettivo. Fine stagione sarò contento se sono tutti i giorni in palestra e do il 100%. Questo è il mio mantra, un po' il mio stile di vita professionale in Londra. Do il 100% sempre, non sono un giocatore di tanto talento, ma proprio un giocatore di energia. Se riusciamo a stare bene insieme, se riusciamo a convivere tutto l'anno, anche magari i momenti duri sicuramente ci saranno. Se sappiamo sempre stare sul pezzo al 100%, il risultato sarà me personalmente al secondo posto. Certo è che sia una storia delle 8, non c'è una storia delle 8.
Ma è un obiettivo realistico se tutti i giocatori rispondono alle motivazioni che hanno e si lavora duro durante, diciamo, la settimana, col passare dei mesi, si affrontano anche i movimenti negativi che come per tutte le squadre arriveranno. Io penso che l'obiettivo principale è quello di migliorarsi individualmente come squadra man mano che passa il tempo, tenendo sempre alta diciamo, l'obiettivo sia individuale che di squadra, perché talento ce n'è e quindi bisogna alzare l'asticella. E arrivare ai playoff può essere un obiettivo, il mio personale è quella, man mano che va avanti il tempo, di avere una squadra sempre più forte in campo e forte mentalmente. E attraverso questo l'obiettivo diventa semplicemente stupire tutti, sia per diciamo il gioco individuale e il gioco di squadra. Allora, l'11 luglio sarò soddisfatta, prima di tutto perché avrò centrato i playoff, secondo perché sarò andata avanti e avrò conquistato un posto nella storia della pallacanestro mantovana, perché avremo superato il primo turno, chissà il secondo, e mi auguro di aver appena smesso di giocare da pochi giorni. C'è la volontà di fare in modo che gli Stinks siano un punto di riferimento. Ecco, questa volontà io credo che pian piano la gente stia percependo che non stiamo facendo dei voli pindarici, abbiamo i piedi per terra e cerchiamo di mettere un mattoncino ogni volta a secondo delle nostre possibilità. Perché abbiamo passato il turno di playoff, perché abbiamo riempito il palazzo, perché abbiamo dato alla città un entusiasmo che già l'anno scorso abbiamo visto nelle ultime partite del playoff casalingo, veramente un'intensità, una passione che io personalmente non mi ricordavo da anni, ma anche facendo paragoni con altri sport che a Mantova hanno ben funzionato, come la pallavolo, il calcio stesso, eccetera. Quindi quel tipo di entusiasmo, quel tipo di passione è quello che mi piacerebbe poter commentare fra qualche mese. Per me.